I bambini potranno imparare a sciare, a pattinare, ad arrampicare e divertirsi con i loro personaggi preferiti dei cartoon. In più, per quello che riguarda i giovani, invece abbiamo allestito un vero e proprio DJ set, per cui per tutta la durata di Ski Pass ci sarà musica continua con personaggi anche importantissimi a livello nazionale. Ci sono anche eventi sportivi internazionali. Eventi sportivi internazionali sono l'elemento base primario di Ski Pass. Ospiteremo quest'anno la tappa del World Rocky Tour, l'unica tappa nazionale sarà Modena. Sono ragazzi under 18 che vengono da tutta Europa per sfidarsi in una competizione veramente di altissimo livello tecnico e spettacolare. È una struttura che viene allestita quest'anno, veramente molto bella, molto particolare, e sicuramente piacerà anche al pubblico di non sciatori. Ci sarà anche un'apertura serale. Quest'anno, tra le tante novità, ci sarà l'apertura del sabato fino alle ore 23. Ricordo, ci saranno anche parecchie agevolazioni di carattere economico legate appunto a una prevenita online che permette di risparmiare 5 euro sul biglietto d'ingresso. Sabato sera e lunedì per tutta la giornata il biglietto di ingresso sarà 7 euro. Dalle montagne del nord alla Calabria c'è tutta Italia. Abbiamo l'Italia a 360 gradi, quindi per quello che riguarda la parte del turismo c'è una rappresentanza totale. In più anche tutta la parte delle attrezzature sportive e tutte quelle che sono gli accessori per poter sciare, tutte le aziende primarie a livello nazionale ci saranno. Ci sono delle potenzialità che ancora si devono esprimere e lo si può fare solo ed esclusivamente se si entra nel sistema turistico della Regione Emilia-Romagna, in particolare nella legge 4 che è stata votata dal Consiglio e presentata dall'assessore Corsini, che parla di destinazione Appennino. È per questo che bisogna lavorare. La presenza della Regione Emilia-Romagna per la 23esima edizione di Ski Pass sottolinea ancora quanto la Regione Emilia-Romagna, da PT Servizi insieme all'Unione Appennino e Verde, credano in questa manifestazione fieristica, la più importante a livello italiano che si tiene proprio nella nostra regione, per la crescita dell'offerta di qualità delle nostre 14 stazioni sciistiche. Ci crediamo moltissimo e sempre di più si è cercato di lavorare per poter innalzare l'offerta di qualità che la nostra regione può dare. Quest'anno in particolare, ma anche da diversi anni, in relazione e in collaborazione con la Regione Toscana, poiché insieme abbiamo compreso che sempre più i 500 km di Appennino appartengono ad entrambi, quindi le politiche devono essere congiunte proprio per permettere al turista di avere un'offerta di qualità condivisa tra i due versanti dell'Appennino.